erano i primissimi anni 60. Ferruccio Lamborghini era un ricco industriale romagnolo con la passione per le auto sportive, in particolare per le Ferrari. Esperto di motori, individuò quelle che secondo lui erano le debolezze nella meccanica dei bolidi di Maranello. A suo dire, in alcuni modelli lo sterzo era oltremodo duro, mentre in altri la frizione non reggeva la coppia del motore, risultando inadeguata. Si narra che Ferruccio Lamborghini ebbe l'ardire di muovere le sue lamentele direttamente a Enzo Ferrari, che conosceva bene. Il Drake però lo irrise, consigliandolo di limitarsi alla guida dei trattori che gli avevano dato la ricchezza. «Lamborghini, tu non sai guidare le Ferrari, sai guidare soltanto i trattori». Fu questa frase secca a spingere Ferruccio Lamborghini a costruire Gran Turismo. La Factory di Sant'Agata Bolognese porta il suo cognome e per stemma il suo segno zodiacale, il toro, ritratto nell'atto di caricare. Sulla base di uno chassis del tutto innovativo con motore centrale e cambio in blocco, Marcello Gandini, per conto della carrozzeria Bertone, disegna un capolavoro, un sogno, quella che tuttora da molti critici è considerata la più bella auto mai costruita in Italia, la Miura. Bassa, filante, ricca di spunti stilistici inediti, quest'auto fa invecchiare di colpo tutte le altre sportive sul mercato. Il telaio è in lamiera scatolata e per motore c'è un V12 di 4 litri da 350 cavalli. Bertone e Gandini poterono finalmente sfruttare la disposizione meccanica tutto dietro per ottenere un muso basso e largo come non si era mai visto, creando una linea indimenticabile, sinuosa, arrogante, sensuale e alta solamente 105 cm dal suolo. Il cofano ai lati si rigonfiava nei parafanghi sui quali si adagiavano i fari reclinabili in orbite delimitate da griglie che sembravano ciglia, un motivo ripreso anche sopra il cofano nelle uscite aria dal radiatore. Il volume della coda segnalava la posizione posteriore centrale del motore, sottolineata anche da una serie di alette nere in luogo del tradizionale lunotto. I cofani, incernierati alle estremità della vettura, si aprivano completamente lasciando in vista la meccanica. L'abitacolo era semplice e compatto, il parabrezza fortemente inclinato. Le porte erano ampie e dietro innescavano delle prese d'aria per il motore con griglie che celavano le maniglie. La Miura esordì al Salone di Ginevra del 1966 e fu come un terremoto. La sua bellezza unica catalizzò l'interesse del pubblico. La meraviglia di casa Lamborghini sfiora i 300 all'ora e ferma i cronometri di quattro ruote sui 5 secondi e 3 decimi per accelerare da 0 a 100 all'ora. La comprano i divi, gli industriali, i playboy dell'epoca e spopola nelle riviste. Fra gli acquirenti si ricordano Frank Sinatra, che pretese gli scarichi in ottone per amplificare il rombo già di per sé spaventoso, Dean Martin, lo scià di Persia, Elton John e in Italia Little Tony e Bobby Soul. La macchina diventa presto un mito, una leggenda. È il bolide più ambito degli anni 60 e di buona parte dei 70. Ferruccio Lamborghini ha un ritorno di immagine planetario assoluto. Nascono tre serie di Miura, Normale, S ed SV, prodotte dal 1967 al 1972 per complessivi 865 esemplari. L'ultima, la SV, è un'auto che ha raggiunto la maturità produttiva e progettuale ed è ormai perfetta. L'affinamento meccanico non si fermò mai e riguardò soprattutto la potenza del motore e l'assetto. Nella versione S, presentata nel 1968, la potenza passò da 350 a 375 cavalli e tre anni dopo, nel 1971, con la versione SV, si raggiunsero i 385 cavalli. Venne anche modificato e rinforzato il telaio, mentre il carter del cambio fu separato da quello del motore. Ma nel 1972, quando l'auto è nel pieno del suo successo ed è richiestissima ovunque, per motivi che non sono mai stati chiariti, Ferruccio Lamborghini ne blocca la produzione, evitandole così il declino e consegnandola definitivamente alla leggenda.